Mi chiamo Rihanna Visparelli, ho 53 anni, vivo qui da sempre, sono nata qui, mi sono sposata qui, non ho, diciamo, vissuto la vita contadina che raccontava prima Larita e Valerio perché sono nata un pochino più tardi, però diciamo che ho comunque tanti ricordi a proposito, anche se in età, diciamo, più giovane. Perché anche se mio babbo era, rispetto a quelli che erano contadini, uno dei cosiddetti coltivatori diretti, per cui era proprietario del terreno dove lavorava, da qualcuno poteva essere ritenuto, diciamo, più fortunato, più ricco, perché non divideva niente col padrone. Ma effettivamente non era così, perché, diciamo, la miseria era un po' per tutti, tant'è vero che ricordo sempre che ho sentito sempre raccontare questa cosa quando sono nata io, perché allora le donne partorivano a casa, lui chiamò l'ostetrica, che era una signora molto anziana che in pratica ha fatto nascere tutti i bambini del paese, e stando io a un paio di chilometri su una piccola frazione qui a ridosso del paese, sulla collina accanto, è andato a prendere sua ostetrica e chiaramente poi si è fatto tardi. Io sono nata il 5 d'agosto alle 6 del pomeriggio, la mamma stava abbastanza male, quindi le è rimasta fino a notte l'ostetrica, per cui il babbo l'ha riaccompagnata, e quando l'ha riaccompagnata al paese, lei abitava nel centro storico, lui è passato davanti al bar. E ha visto che dentro c'erano gli amici, qualcuno che giocava a carte, era la sera ormai dopo cena. Ha fatto così con le mani, ha messo le mani in tasca, ha detto: "Oddio, se mi vedono che accompagno l'ostetrica, capiscono che la moglie ha partorito, io devo pagare da bere." Però le uniche monete che c'aveva l'aveva date all'ostetrica, perché non c'era l'unità sanitaria come adesso. Per cui, ecco, volevo dire, la differenza non era questa. A Paciano, diciamo che ero dopo la terza media, dopo la scuola dell'obbligo, ero, diciamo, tra le prime ragazzine e ragazzini che andavano a scuola a Perugia. Ho fatto solo 3 anni della scuola superiore, dell'istituto professionale. Però mi piacevano particolarmente le lingue, per cui feci anche un anno privatamente di tedesco, e con queste conoscenze, diciamo, del francese, l'inglese e il tedesco, andai a Firenze per un periodo, perché il mio fidanzato, allora ci fidanzavamo prestissimo, lavorava a Firenze e cercavo lavoro lì. Nel frattempo, perché lì abitava la nonna con quasi tutte le mie zie e i miei zii, perché la mamma aveva 8 fratelli, il babbo 5, quindi dopo la guerra tutti si erano trasferiti nelle città, tranne loro. Però nel frattempo il mio allora fidanzato, che adesso è il mio marito, ha partecipato a un concorso qui al paese e lavora in comune, sta andando in pensione adesso. Per cui io, ecco, sono rientrata con molto piacere, perché quel breve periodo che ho passato in città non si è trattato solo di un paio di mesi, ma non mi è piaciuto, perché ho sempre sentito tanto questo attaccamento alle origini, a questa davvero madre terra, e ho sempre ritenuto più fortunato chi è restato, come il babbo e la mamma, piuttosto che i loro fratelli, che, cioè, non mi sembra che abbiano fatto alla fine tanto di più rispetto a quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere. Si sono fatti forse una casa a Roma o una a Firenze, a secondo di dove stavano, e una qui per passare gli anni della pensione, ma comunque sia, poco cambia. Magari qui, non lo so, io ritengo che il babbo e la mamma hanno faticato molto di più, ma hanno respirato un'altra aria, non lo so. Io sono molto attaccata alla gente, alla storia del paese, a quella che non vorrei che vada perduta mai, per questo che mi piace che qualcuno giovane comunque come voi sia interessato a questo. Mi piace che questi signori che mi hanno preceduto rispolverino le tradizioni di una volta, e infatti uno dei motivi per cui mi è sempre piaciuto scrivere è proprio perché non voglio che vadano perdute le storie, i racconti, le emozioni, magari che si provano in un momento particolare, se poi non le
appunti da qualche parte se ne vanno, no? Così come quello che state Certo. facendo forse adesso. Mi piace particolarmente il periodo del Natale in famiglia, con la tradizione appunto che c'è sempre stata nelle nostre famiglie di ritrovarci con il resto della famiglia, dei parenti più stretti e non solo, l'attaccamento che mi hanno trasmesso i nonni verso non solo i parenti più stretti, ma anche i parenti, venendo io da una famiglia numerosa, anche se sono figlia unica, però 8 fratelli la mamma e 5 il babbo. Quindi c'era anche una marea di cugini, eccetera. E quindi anche con questi è rimasto tuttora questo attaccamento. E mi piace in particolare il periodo delle feste estive, momento in cui ci si ritrova con i paesani di cui parlavo prima, che magari sono andati in città e tornano per le vacanze nella casa qui del paese. Questo sì, una cosa che ho cioè che mi rimane impresso, insomma, del cambiamento di cui parlavi magari prima anche, e che ho notato, anche vissuto, diciamo, personalmente. Quando io ero piccola, ricordo che era vergogna abitare in campagna, cioè noi ci vergognavamo di stare in campagna, e quando venivamo a scuola a piedi, perché non c'erano altri mezzi, e spesso magari succedeva che pioveva, eccetera, non c'erano gli scarponi, gli stivali come adesso, eccetera. Io con gli altri ragazzini del vicinato, diciamo, dove abitavo, venivamo per un sentiero che accorciava la strada. Il sentiero attraversava gli oliveti e arrivava fino a un fosso, a un ruscello. Questo ruscello adesso è quasi asciutto, allora era uno spettacolo, diciamo, era pieno d'acqua, e era il ruscello, era anche il lavatoio, diciamo, delle famiglie, e c'erano delle pietre che gli uomini avevano messo per poterlo attraversare senza bagnarsi i piedi. Però noi eravamo piccoli, le gambe erano corte, qualche volta il passo non bastava per arrivare alla pietra successiva, se magari aveva piovuto parecchio. E quindi succedeva che si arrivava a scuola con le scarpe bagnate o sporche di fango. Ci avevamo, almeno io per fortuna, un maestro che era tuttora vivente, molto anziano, però era una persona squisita. Mi ricordo una cosa in particolare, che arrivavamo e a noi della campagna, gli altri ragazzini dicevano: "Guarda, c'hai le scarpe sporche di terra." In quel momento ci vergognavamo e li invidiavamo perché loro stavano in paese. Però il maestro li sgridava sempre, e lui ci levava le scarpe, ci levava le calze, e vedevo, la rivedo ancora se ci penso un attimo, metteva la scopa appoggiata dalla stufa a legna, perché la bidella portava la legna col canestro. Metteva questa scopa appoggiata dalla stufa a una sedia e metteva tutta sta fila di calzine ad asciugare davanti a sta stufa, perché arrivavamo coi piedi bagnati. Ste calze magari erano di diversi colori, qualcuna rattoppata col filo non dello stesso colore, eccetera. E però in quel momento sì, ci sentivamo a disagio nei confronti di quelli del paese, dei bambini del paese, però il maestro era così, diciamo, sensibile e buono che non ce la faceva pesare più di tanto. E poi, come ho scritto anche su una cosa che ho scritto per il babbo, per fortuna questa cosa è cambiata, diciamo, veramente la frittata si è ribaltata, perché queste che erano le nostre case dei contadini adesso sono le ville dei signori, e ora non è più vergogna entrare magari dentro un negozio, dentro una scuola con le scarpe sporche di terra, perché se ci entri ti dicono: "Beato te, c'hai la casa in campagna." Questo sì. Nello stesso tempo ci sentivamo diversi da quelli della città. Quando venivano i bambini, magari noi giocavamo, loro portavano degli strani giocattoli dei quali noi non comprendevamo il significato, però loro non erano bravi come noi a fare le capriole in mezzo ai pagliai, nell'aia, non erano bravi come noi quando noi facevamo una strana altalena si chiama, sulle pertiche del carro, eccetera. E noi avevamo sti giochi, volevamo in qualche modo dimostrare che non avevamo quelle cose di plastica un po' strane, però avevamo dei giochi naturali che insomma facevamo delle cose che loro non sapevano fare. In quel momento ci sentivamo orgogliosi.